Allora, adesso un attimo di... Grazie. Un attimo di... come si può dire? Di squilibrio. Una parentesi esilarante con di squilibrio. Raggi dal successo di stasera di punto. Presentate che cosa? Lo so, non so meno. E provo a presentare la cosa. Va bene? Buonasera a tutti! Buonasera e benvenuti alla Moviola di Bruno Pazzo. Stasera la Moviola metterà in evidenza la violenza dei giocatori sui campi di calcio. Volendo così dare una risposta alla nostra domanda: sono giocatori che non sanno perdere oppure è in malato di calcio? Prego, Lucia, possono partire le mani. Vediamo in primo piano il giocatore che scatta sulla fascia di Bruno Pazzo. La riceve, la stoppa elegantemente di petto, ecco, rivediamo, e infine la blocca a terra. Rivediamo lo stop a terra, perfetto. Davanti a lui, grazie. Davanti a lui un giocatore avversario che lo controlla. Lui finta un passaggio sulla destra, poi un secco dribbling, rivediamo il secco dribbling, salta il giocatore e si avvia lì. A questo punto l'avversario, non potendo fare altro, lo finisce prendendo una maglia. Rivediamo il contatto, ecco il vediamo e infine il precipizio a terra. Vediamo in un'attenzione data la smorta del dolore sul suo volto. Ecco, vediamo la smorta del dolore sul suo volto, vediamo per l'immagine. Infatti, chiede soccorso e viene urlato. Ma andiamo avanti le immagini, ed è qui che avviene il momento della partita. Il giocatore prepara la palla per battere la giustissima punizione. Quando pensate un po', interviene l'arbitro e il cartellino rosso lo spede per palla di simulazione, assegnando così una punizione alla vista. A questo punto il giocatore inizia a sprecare parole ripetibili in teatro. Come possiamo vedere, ecco, rivediamo ancora, fotogramma per fotogramma adesso. Vedete ancora le belle paroline? Poi, grazie, poi si avvia con aria minacciosa verso il giocatore che lo aveva colpito. Come vedete, ha dato di qualcosa e lo colpisce con un violento schiaffone. Ecco, rivediamo il violento schiaffone, poi se ne va facendo finta di niente, tanto che ce ne viene in due. Grazie. A questo punto non mi resta altro, grazie. A questo punto non mi resta altro la casa di spogliatoi, mentre infuriato si toglie la maglia. Ecco, rivediamo, e infine la scaramenta a terra. Ma non è finita qui, cari signori. Il giocatore era stato schiaffeggiato poco prima, lo insegue, gli si piazza davanti e fa partire un terribile destro. Rivediamo il terribile destro, e infine precipita a terra stravolto. Signore e signori, la Moviola finisce qua, augurandoci un giorno del calcio non diventi vecchio. Grazie, Giorgio. Grazie, Giorgio. Allora, un attimo. È partito un dente. Che c'è? Non lo chiamava più! Ah, ascolta! Che se quello tutti sti ricili un c'è il microfono! Un microfono per questo spaziale! Mi cortesia, scusare! Oh, grazie! Buonasera, benvenuti a questa serata! Senti! Ho fatto che stiamo andando alla scuola a far l'amore? Sì.
quando arrivo a poco al posto. Senti, stai esagerando. Comunque, mi sembra proprio il caso di finire con due pubblicità. Tu pubblicità, a noi non si possa vedere. Senti. C'è tu pubblicità? Scusa, no. Il nome del presidente lo so solo. Il presidente lo so. Dimmi che devo fare. Quando preparati? Fa la donna, fa la donna. Fa la donna. Prego, fa la donna. Fa la donna. Ma fa la donna. Oh. Questa è la pubblicità di una nota caramella che conoscete tutti senz'altro. Io sarò profumato con mezzo. L'ultimissima, poi ci sarebbe un'altra che passa. L'ultima anche per essere un'altra. Se si rotta state la puntata. Guarda. Sia bene che tu, eh? Quanta piazza, facciate un'opera. Madonna, tu subisci, cioè. Madonna. Allora, questa e poi si va via che si lascia fare. Aspetta, faccio l'entrata per Benino, dai buio. Beh, adesso io ti aspetto un minuto. Dai buio per morire. Ecco! Paolina! Oia, vicina! Ma che ti è successo? Ho passato una nottata con uno! Sì! Ma che se uno ci aveva sopravvitto! No! Non volevo aspettare! Oddio! Non ci vuole più! Ma guarda, io sono fresca come una rosa dopo una nottata con il mio marito! Ah. E anch'io, eh!